Grazie. Allora, ingegner Alessandra Pedrocchi, Politecnico di Milano, ci parlerà di esoscheletri per la motilità degli arti superiori. In primo luogo ringrazio di avermi invitato. Vi racconto una storia recente, cioè soprattutto un lavoro di progettazione, quindi un lavoro ancora iniziale, che è accaduto nell'ultimo anno grazie a un incontro fra la UILM di Lecco e quello che viene chiamato il sistema Lecco della riabilitazione. Spendo prima due parole appunto, per presentarvi questo sistema. Attorno al campus di Lecco del Politecnico di Milano, negli anni si è sviluppata una rete di strutture di ricerca che hanno scelto fra i propri temi vocazionali prediletti la riabilitazione, questo valorizzando alcune strutture presenti sul territorio e già estremamente ricche da questo punto di vista, tra cui sicuramente Medea, tra cui l'ospedale Valduce e il centro di Villa Beretta, fra cui il centro IRCA per gli anziani, appunto come realtà cliniche, e poi Politecnico e CNR come realtà di ricerca e di sviluppo tecnologico e l'Osservatorio Astronomico. In questo contesto è stato costruito quello che si chiama Lecco Living Lab, che è un laboratorio di interfaccia fra questi sistemi e tutti quelli che volessero usufruirne e che vede tra gli attori principali anche WILM, che è entrata proprio nell'ultimo anno. Io oggi vi parlerò di esoscheletri. Cosa vuol dire? Vuol dire che consideriamo sistemi meccanici a supporto della movimentazione dell'arto superiore. Vedremo varie soluzioni e proprio di fronte a alcuni sistemi commerciali disponibili e alcune richieste da parte dei pazienti, abbiamo cercato di fare un'analisi sia dell'offerta sia delle esigenze di ricerca presenti su questo tema. In particolare, il tipo di approccio che si è portato avanti in modo molto deciso e anche oserei dire molto innovativo, nel senso che dovrebbe essere l'approccio di sempre, ma non è così vero che è l'approccio usato per la ricerca in tutti i casi. Cioè abbiamo unito quella che è un incontro diretto con i pazienti, quindi un'analisi dei requisiti fatta attraverso il contatto diretto con i pazienti, la raccolta in stretta collaborazione delle indicazioni da parte dei clinici e la mappatura delle competenze tecnologiche e delle esperienze disponibili sia sul mercato sia a livello di prototipi di ricerca. Questo per cercare di identificare l'oggetto migliore di un progetto incrementale. Incrementale che quindi significa un sistema che parte da una soluzione iniziale in tempi più brevi e limitata ad alcune esigenze più affrontabili e più significative, per poi potersi sviluppare in una soluzione invece più complessa in tempi maggiori. Quali sono, appunto, dal lavoro con i pazienti e le famiglie, quali sono i requisiti principali che sono emersi? Intanto,
parlando ai pazienti distrofici, stiamo parlando ai pazienti in cui è preservata la sensibilità, l'informazione sensoriale. Questo fa sì che qualsiasi sistema assista alla movimentazione, è bene che preservi la possibilità di un contatto diretto, proprio perché è possibile l'interazione diretta con l'ambiente. Quindi i requisiti principali che sono emersi sono che il sistema sia montabile sulla carrozzina, quindi segua il paziente sia all'interno che all'esterno, che sia controllabile in modi diversi a seconda sia dell'evoluzione della patologia, sia di preferenze personali del soggetto, che sia facile da utilizzare, e ci sono stati dati anche due indicazioni: una di semplificazione, cioè non è un problema avere un elemento vestito. L'altro aspetto è appunto quello di preservare un controllo diretto ed autonomo, cioè evitare la soluzione completamente surrogata. Il secondo quesito principale che ci siamo posti è quello di capire quali sono le funzioni che è più importante recuperare. Gli elementi che sono emersi non erano propriamente quelli più scontati per un ingegnere, invece è stato molto interessante accogliere i suggerimenti e le indicazioni. Queste includevano appunto il grattarsi, la possibilità di muovere il braccio al fine di cambiare posture fisse, il raggiungimento di un punto su un tavolo che quindi permettesse di cambiare il luogo di interazione autonoma tra il bracciolo e la carrozzina e un banco di lavoro, ovviamente il ritorno affidabile alla carrozzina e al controllo di questa, idem, poi ci sono stati anche chiesti sfogliare un libro, giocare a scacchi, vedremo dopo che nell'analisi delle capacità le abbiamo eliminate, purtroppo. Bere, movimenti di mantenimento a mobilità articolare, quindi la possibilità di fare alcuni degli esercizi che normalmente vengono svolti durante la terapia, quindi per evitare attrazioni muscolo-tendine, gli edemi, l'ipotermia, mentre per esempio sono state messe in secondo piano funzioni più complesse come la somministrazione dei pasti, che invece in qualche modo richiedono comunque la presenza di una persona in aiuto. Altro requisito che cade e dal punto di vista ingegneristico semplifica molto, non è rilevante un requisito di velocità. Il movimento può essere lento. Questo dal punto di vista della progettazione è un aiuto, no? I clinici cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto che il sistema sia modulare, sia capace di seguire condizioni dinamiche della patologia. Ci hanno chiesto che il sistema sia personalizzato, cioè in grado di rispondere a situazioni di rigidità e di retroazioni che sono soggetto dipendente. Ci hanno chiesto di poter utilizzare un sistema di questo genere anche in termini fisioterapici, quindi favorendo un esercizio autonomo del paziente, una mobilizzazione. E ci hanno anche indicato che, sebbene la personalizzazione sia necessaria, la coorte di soggetti che può beneficiare di un oggetto di questo genere non è particolarmente stretta, ma può essere condivisa con altre patologie. Le esperienze preliminari selezionate, che è il motivo per cui sono qua io a parlarvi, è un progetto europeo svolto, coordinato dal nostro gruppo del Politecnico, che si chiama Mundus, di cui Villa Beretta era partner, e che ci ha portato a sviluppare un sistema di assistenza ai movimenti del braccio che era rivolto a un altro corte di pazienti, cioè sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla e tetraplegie.
dove il, diciamo, il punto innovativo grosso era quello di essere il più possibile modulare, quindi a seconda della, dello stato della persona che si assiste, si andavano a usare diverse soluzioni per raccogliere il comando della persona e anche diversi gradi di assistenza per affiancarne l'azione. In particolare il motore del sistema Mundus, oltre a un esoscheletro antigravitario, era la stimolazione elettrica funzionale. Questo ovviamente può rappresentare un interessante punto di partenza che non è traslabile come era alla situazione delle distrofie muscolari, dove la stimolazione elettrica funzionale è poco efficace. C'è qui un video con cui io mi zittisco e c'è un breve racconto del progetto. Per sostenere il peso del braccio, Mundus utilizza un esoscheletro leggero e poco ingombrante. Per assistere nel movimento si utilizza la stimolazione elettrica neuromuscolare. Mediante elettrodi di superficie vengono stimolati il bicipite e i muscoli deltoidi della spalla. La stimolazione neuromuscolare amplifica la contrazione volontaria del soggetto. A questo proposito, sono stati sviluppati opportuni sistemi di filtraggio del segnale elettromiografico, capaci di estrarre il segnale elettrico volontario del muscolo, utilizzato poi per controllare in tempo reale la stimolazione del muscolo stesso. Così facendo, la stimolazione inizia quando il soggetto contrae volontariamente il muscolo e si spegne quando il soggetto lo disattiva, andando così a supportare l'effettiva volontà del soggetto. Attraverso tre contrazioni in sequenza dell'altra spalla, il paziente può attivare i freni dell'esoscheletro e mantenere senza fatica una posizione utile. La stessa cosa può essere fatta anche tramite l'utilizzo di un bottone. In modo estremamente libero e non vincolato a priori, la persona può così interagire con un sistema di oggetti da lui stesso selezionati sul tavolo, come ad esempio un telefono cellulare. Mundus ha sviluppato un sistema di stimolazione attraverso matrici di elettrodi. Questo sistema serve a far aprire e chiudere la mano. Per ogni muscolo è stata creata una matrice di elettrodi facilmente posizionabile. La selezione dell'elettrodo migliore avviene attraverso un software dedicato, che dà un controllo efficace e coordinato della mano. I pazienti privi di attività muscolare volontaria residua nei muscoli del braccio e della mano comunicano a Mundus l'azione da svolgere attraverso il sistema di eye tracking. Alternativamente si usano le brain computer interface. Il soggetto indossa una cuffia di elettroencefalografia e attraverso i segnali elettrici registrati dalla sua corteccia cerebrale ne viene riconosciuta l'intenzione. Sullo schermo del PC vengono mostrate in sequenza le immagini relative alle possibili azioni che il soggetto può compiere. Un software è in grado di riconoscere nei segnali cerebrali quando il soggetto vede ciò che desidera e comandare quindi l'esecuzione del movimento desiderato. Quando il braccio si avvicina all'oggetto, le etichette RFID comunicano al sistema di quale oggetto si tratta e le corrispondenti azioni da compiere. Se per esempio l'oggetto è il bicchiere, il sistema guida la mano che lo prende, lo porta alla bocca e rimane in posizione finché il soggetto lo desidera. Poi il sistema riporta il braccio sul tavolo, rilascia la presa e torna in posizione di riposo. Le azioni sono predefinite e sono state scelte dopo un lavoro che ha coinvolto un gruppo di 30 potenziali utenti e alcuni esperti clinici. Le azioni selezionate più importanti sono risultate essere bere, fare piccole azioni di cura personale, accendere un interruttore, toccarsi la spalla come punto di saluto con un familiare per esprimere uno spontaneo gesto di affetto. Ad oggi il sistema è ancora un prototipo di ricerca e ha bisogno di altro lavoro per poter diventare un oggetto disponibile sul mercato. Il prototipo è stato provato da una ventina di pazienti. In prospettiva, essi hanno valutato Mundus come un sistema assistivo utile a migliorare la loro qualità di vita. La loro collaborazione è stata molto preziosa per la messa a punto del sistema e per la sua valutazione. I loro suggerimenti sono ora la base di partenza per proseguire il lavoro.
Ecco, accanto a questa esperienza precedente, quello che abbiamo fatto è proprio con questi ragazzi che abbiamo conosciuto e che attraverso la WIN ci hanno espresso le difficoltà della vita quotidiana che dovevano affrontare, abbiamo provato a usare l'esoscheletro del sistema Mundus nel loro caso per cercare di capire se cominciava a essere una soluzione che avvicinava un aiuto alla loro vita quotidiana. E il riscontro che abbiamo ricevuto è stato molto positivo, nel senso che una volta sgravato del peso, la mobilità residua disponibile al soggetto diventa funzionale, diventa strumento per accedere a funzioni reali. Da qui quindi abbiamo in primo luogo analizzato quali dispositivi nel commercio, quindi già completamente disponibili, potevano parzialmente rispondere a questi quesiti, e abbiamo identificato alcuni dispositivi commerciali che in realtà sul fatto dello sgravio di gravità sono in grado di assistere almeno parzialmente la mobilitazione del braccio. Sono esoscheletri esclusivamente passivi. Da questa analisi appunto dei dispositivi e dall'analisi dei requisiti abbiamo quindi identificato una prima fase di lavoro che da un lato ambisce a fare una valutazione clinica reale dell'utilità di questi dispositivi commerciali antigravitari. Dall'altro c'è una forte esigenza di avere un'assistenza alla mobilitazione che prescinda dalla capacità volontaria residua, che nel tempo va affievolendosi in modo sempre più grave. E questo porta alla richiesta di sviluppare invece un prototipo motorizzato che oggi non è disponibile in nessun dispositivo commerciale. Prototipo motorizzato di cui si sono identificate tre soluzioni di controllo: una soluzione attraverso joystick, una soluzione attraverso controllo vocale e una soluzione attraverso il controllo attraverso lo sguardo, quindi il controllo visivo. Appunto parlavamo di progetto incrementale perché quindi il punto di partenza è un esoscheletro attivo già sviluppato dal partner di Mundus dell'Università Tecnica di Vienna e che lo metterebbe a disposizione di questo progetto, un sistema di eye tracking per il controllo visivo, un sistema di controllo vocale, quindi l'esoscheletro, e un sistema di controllo manuale. E l'obiettivo è entro un anno dalla partenza del progetto avere un primo prototipo, dove ho parlato prima di prototipo di soluzione incrementale, ci sono dei limiti intrinseci a questa prima soluzione, non c'è nessuna verifica di collisione, quindi è sotto il controllo solo del soggetto, diciamo il controllo dell'interazione con l'ambiente. Non è previsto nessun modulo che assista la presa, quindi l'apertura e la chiusura della mano. È probabile che per usare l'exo ci si trovi a vincolare la posizione di tronco, perché ci si appoggia sulla struttura della carrozzina, e soprattutto non è prevista una soluzione cooperante fra il controllo residuo e il controllo volontario, fra il controllo residuo volontario e il controllo attivo dei motori, cioè se c'è del controllo volontario, l'uso della soluzione antigravitaria permette la completa libertà di controllo volontario. Viceversa, se mi muovo sulla soluzione motorizzata, a quel punto il motore fa lui e non accoglie la cooperazione della residuabilità del soggetto. Questi sono tutti elementi su cui soluzioni incrementali successive potrebbero assolutamente lavorare, non sono limiti della tecnologia to cure, sono limiti di un progetto con una definizione di tempi. Abbiamo già parlato delle soluzioni di controllo. Quanto alla risposta rispetto ai requisiti di movimento, vediamo che
Sostanzialmente nel caso del sistema antigravitario dipende molto dalla mobilità residua. Nel caso del sistema con modalità attiva escludiamo in modo abbastanza deciso competenze che implichino un uso di mano molto preciso e un uso di interazione puntuale con alta accuratezza. Quello che quindi si prevede è una fase di 20 mesi che unisca in parallelo le due attività, uno scenario 1 di validazione dei prodotti commerciali antigravitario e uno scenario 2 che ha uno sviluppo tecnologico del prototipo motorizzato attivo, per poi cercare di arrivare al progetto di un dispositivo che sia in grado di partire dalla soluzione antigravitaria per svilupparsi nel tempo, se il paziente ha bisogno, verso una soluzione motorizzata. Su scenario 1 prevediamo uno studio su due prodotti commerciali su 30 soggetti che usano un prodotto e poi l'altro, quindi in sequenza in un disegno di crossover. Mentre per lo sviluppo del prototipo motorizzato le attività sono proprio attività tecnologiche che solo verso la fine di questi 20 mesi saranno traslate in una fase di uso del sistema esclusivamente in clinica. Abbiamo fatto delle domande di finanziamento relative a questo progetto di fase 1, che vi cito per informazione, che includono un progetto emblematico minore su Fondazione Cariplo e una proposta al bando Telethon Clinical Trials, che è in valutazione. Chiudo qui, vi segnalo solo per i pazienti qua presenti, c'è un questionario che ci ha aiutato nella definizione dei requisiti e che, se i progetti partono, sarà il punto di partenza. Se avete la gentilezza di prenderlo, compilarlo, mandarcelo, è un aiuto allo sviluppo di questa attività. Lo trovate all'ingresso, ai tavoli d'ingresso.